Poche città al mondo provocano una nevrosi da fotografia pari a quella che si scatena a Venezia. L'occhio, non più abituato ai tempi lenti della contemplazione, sollecita alla mente impulsi di possesso. E l'indice della mano scatta cartolina dopo cartolina nella frenesia di impadronirsi di qualche brandello di quello spettacolo troppo sfaccettato per poterlo assorbire a prima vista. Così il turista, invece di lasciarsi permeare dalla magia sensuale e apparentemente inspiegabile del luogo, si affanna a catturare le immagini che inconsciamente teme possano svanire come nei sogni. Il bacino di San Marco e la laguna sono maestose autostrade acquatiche sulle quali scivolano silenziose snelle gondole e torreggianti bastimenti. Il campanile, simbolo di Venezia, indica il cuore della città, Piazza San Marco, teatro e rappresentazione del potere religioso e di quello politico della millenaria Repubblica. La piazza è chiusa dai palazzi delle procuratie, sedi degli uffici amministrativi dell'antica Repubblica, dal Palazzo Ducale, nel quale risiedevano il governo e il doge, e dalla Basilica di San Marco, dove la chiesa veneziana manteneva una sapiente equidistanza tra il papato e gli interessi di Venezia. La perfetta delimitazione degli spazi, chiaramente visibile dall'alto, rispecchia la divisione dei ruoli dei vari poteri, mentre il campanile riassume in sé i supremi interessi di quello che fu per molti secoli uno dei più potenti stati del mondo, la Repubblica di Venezia. Da teatro del potere a palcoscenico del turismo, Piazza San Marco offre, con i suoi caffè settecenteschi, le orchestrine e gli onnipresenti piccioni, un'immagine oleografica e romanticamente manierata di uno dei luoghi più emblematici della storia umana. Il Palazzo Ducale, in stile gotico, era stato costruito come simbolo della ricchezza cittadina e per impressionare con il suo sfarzo i re e gli ambasciatori in visita a Venezia. La sua originalità è dovuta alla geniale intuizione di invertire il tradizionale rapporto delle parti più massicce con quelle più leggere, ponendo così le pareti policrome che racchiudono i saloni al di sopra degli aerei porticati del pian terreno. La Basilica di San Marco si ispira alle chiese di Costantinopoli, che era, verso il 1000,
la maggiore potenza del mondo mediterraneo e principale mercato di Venezia. L'aspetto orientale della basilica, vero scrigno di tesori artistici, va fatto risalire appunto all'influenza dei modelli bizantini, allora assolutamente prevalenti. Solo nel tardo Medioevo, Venezia, affrancata dalla soggezione a Costantinopoli e diventata essa stessa grande potenza, si proporrà come sintesi artistica e culturale di Occidente e Oriente. Lo spazio interno è fittamente decorato da mosaici, dipinti e sculture che rendono la basilica simile a un forziere, sia pure dedicato alla gloria divina. La pala d'oro, posta dietro l'altare, rappresenta il punto più alto di questa particolare stagione artistica. Si tratta di un'opera di oreficeria tempestata di smalti e di gemme preziose, che sembra voler dare concretezza fisica e terrena alla potenza della fede religiosa. La maggiore attrazione di Venezia è il fitto intreccio dei canali in cui si specchiano, con effetto di grande leggerezza pittorica, palazzi e chiese, cupole, portici e loggiati. Il ponte di Rialto fu per secoli l'unico ponte sul Canal Grande. Quello attuale, un unico arco coronato sull'alto da una serie di arcate, risale alla fine del Cinquecento. Al suo imbocco c'è ancora il palazzo che ospitava un tempo il fondaco dei tedeschi, la sede veneziana dei mercanti d'Oltralpe. Lungo il Canal Grande sfilano le facciate degli antichi palazzi dei mercanti e dei nobili veneziani. Nel Medioevo questi edifici ospitavano i magazzini, i saloni di rappresentanza e le abitazioni dei mercanti. A partire dal Cinquecento, cambiata la struttura economica di Venezia, i palazzi diventarono sempre più sfarzosi, perdendo completamente il loro carattere commerciale. Gli edifici furono costruiti su un basamento di tronchi d'albero conficcati nell'argilla sabbiosa delle isolette della laguna. Tra l'una e l'altra, agili ponti scavalcano i numerosi canali. La circolazione a Venezia segue perciò un doppio percorso, quello pedonale, per i ponti e le calli, e quello acquatico, per i canali e i rii. Anche la terminologia della viabilità urbana di Venezia è speciale. Le vie d'acqua si chiamano rii o canali, a seconda della loro importanza. Le calli sono le vie selciate. I campi sono le piazze e gli slarghi, spesso ancora dotati di un pozzo centrale. Le fondamenta sono i percorsi che fiancheggiano i canali. Uno dei principali palazzi del Canal Grande è la barocca Carezzonico, progettata da Baldassarre Longhena nel 600 ed ora sede del Museo del Settecento Veneziano. Nei suoi fastosi saloni affrescati da Giovan Battista e Gian Domenico Tiepolo c'è una documentazione completa della vita e della cultura veneziana in quel secolo. Mobili, lacche, costumi, arazzi, ceramiche, dipinti. Tra le opere d'arte più celebri ci sono le piccole tele di Pietro Longhi, che illustrano la vita quotidiana del Settecento, e i raffinati mobili di Andrea Brustolon. In questi palazzi si svolgevano le feste veneziane, la cui libertà di costumi, lusso e allegria crearono la fama di Venezia, capitale del divertimento.
Un'esperienza secolare ha prodotto l'imbarcazione più adatta ai trasporti sui canali di Venezia. La leggera e veloce gondola, che la spinta elegante del gondoliere, ritto a poppa, fa scivolare sulle acque tranquille della laguna. Lo squero di San Trovaso è uno degli ultimi cantieri artigianali nei quali si fabbricano e si riparano le gondole. L'origine della gondola è molto antica e nella sua costruzione si rispettano regole di grande precisione per la bilanciatura dello scafo, leggermente curvato da un lato, per consentire al vogatore di spingere col suo lungo remo nella direzione opposta. Fino al 700, Venezia era celebre per la costruzione di imponenti navi di legno che, attraversando il Mediterraneo, portavano dall'Oriente le merci preziose scambiate dai veneziani con le materie prime provenienti dal Nord Europa. L'arsenale di Venezia, citato anche da Dante nella Divina Commedia, fu una delle più gloriose e perfette macchine europee per la fabbricazione di navi mercantili e da guerra dal Medioevo fino al 600. Poi la sopravvenuta scarsità dei materiali, il ritardo tecnologico e la lontananza dalle nuove e redditizie vie di comunicazione misero definitivamente in crisi l'arsenale e di riflesso la città. Sopravvisse soltanto la più modesta ma altamente raffinata attività artigianale della fabbricazione delle gondole. I quartieri di Venezia, che hanno subito pochissime trasformazioni fisiche nell'ultimo secolo, hanno conservato intatte le caratteristiche del passato. San Nicolò dei Mendicoli, ad esempio, era la chiesa di un quartiere di cosiddetti mendicanti, o mendicoli, perché dediti ad attività precarie. San Nicolò dei Mendicoli è una delle più antiche chiese della città e conserva ancora la struttura veneto-bizantina del 200, in quello stile, cioè, che collegava Venezia con la tradizione orientale. Venezia è stata uno dei tre principali centri italiani di produzione artistica. Oltre alla chiesa e ai nobili, fra i committenti d'arte c'erano anche le cosiddette scuole. Queste erano delle corporazioni mercantili o artigiane, le quali assistevano in vari modi i loro membri e promuovevano anche attività artistiche. Il Palazzo della Scuola di San Rocco fu costruito nel 500 ed è famoso per le tele del Tintoretto, che ne decorano l'interno. Oltre a San Rocco in Gloria, Tintoretto dipinse la Crocifissione e altre grandi tele con soggetti tratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento. L'opera è talmente grandiosa che la scuola di San Rocco fu definita la Cappella Sistina di Venezia. Come Michelangelo, anche Tintoretto eseguì l'opera senza l'aiuto di collaboratori. La sua ammirazione per il grande maestro era tale che gli si attribuisce un famoso motto come sua guida artistica: il disegno di Michelangelo e il colore di Tiziano.
Venezia ha tutte le caratteristiche di un'isola. I trasporti di merci, per esempio, avvengono per via d'acqua, evitando le faticose salite e discese per le centinaia di ponti. Così anche il principale mercato cittadino, quello di Rialto, si approvvigiona con le barche e i motoscafi. Sotto le arcate antiche del mercato del pesce, le battute scherzose in dialetto dei venditori e la ricchezza di forme e colori creano un irresistibile richiamo turistico. Il carnevale, come molte altre feste popolari, è una tradizione assai viva. Centinaia di migliaia di persone invadono Venezia, ripetendo in proporzioni colossali i riti dell'allegria e della licenza legata alla festa. Artigiani e rivenditori forniscono le maschere per i balli e le manifestazioni, facendo rivivere il ricordo della spensierata città settecentesca che consumava nell'oblio gli ultimi spiccioli di una grande ricchezza. Nell'ultimo secolo della sua opulenta decadenza, Venezia proponeva al mondo le imprese di Casanova, la musica di Vivaldi, i personaggi di Goldoni, gli affreschi del Tiepolo, le vedute di Canaletto e di Guardi, trasformando arte e cultura in politica e diplomazia. Dopo vennero gli affronti, la conquista napoleonica e il passaggio all'Austria. E a Venezia restarono soltanto le maschere, dietro le quali la vita vera della città si era spenta. Il campo di San Giovanni e Paolo, affollato crocevia di vita veneziana, è dominato dal monumento equestre del Verrocchio, dedicato al condottiero Bartolomeo Colleoni. Si affacciano sul campo l'ospedale civile, la scuola di San Marco e la grande mole gotica della chiesa domenicana di San Giovanni e Paolo. San Giovanni e Paolo è, insieme alla chiesa francescana dei Frari, il principale monumento religioso in stile gotico di Venezia. In questa chiesa si svolgevano i solenni funerali dei dogi e qui venivano posti i loro monumenti commemorativi. Fra i tanti capolavori, ecco la cappella di San Domenico, ornata da una grande tela del Piazzetta raffigurante il santo in gloria e da preziose sculture barocche. Altro capolavoro pittorico è il Polittico di San Vincenzo Ferreri, opera di Giovanni Bellini che raffigura il santo fra San Sebastiano e San Cristoforo. La facciata della chiesa di San Moisè è invece un esempio di adattamento dei vari stili architettonici, in questo caso del barocco, all'ambiente veneziano. Il trionfo del barocco veneziano è rappresentato però dalla chiesa di Santa Maria della Salute, capolavoro di Baldassare Longhena, posta scenograficamente a chiudere il bacino di San Marco. La grande massa marmorea ha la forma di un ottagono dominato da un'enorme cupola, il cui effetto scenografico è grandioso. Le sculture e i dipinti esaltano la figura di Maria, regina del mare e protettrice di Venezia. La costruzione della chiesa fu infatti decretata dal Senato della Repubblica come ringraziamento alla Madonna per la fine della grande peste del Seicento. Una passeggiata per le calli e lungo i canali di Venezia è una delle esperienze più memorabili di un viaggio in Italia. Le suggestioni dell'arte e della storia sono infinite e si intrecciano con il piacere di una sosta al caffè o delle chiacchiere con gli amici.
e anche l'arte dell'osservare e dell'essere osservati assurge qui a vette inarrivabili. L'isola di San Giorgio e la Chiesa della Salute, poste entrambe di fronte al Palazzo Ducale, chiudono il bacino di San Marco, che forma così una specie di vasta piazza acquatica. Vista dall'alto, la Chiesa Palladiana di San Giorgio mostra la sua nitida impostazione cinquecentesca e l'impianto geometrico dei suoi chiostri. Percorrendo la laguna, ci si immerge nell'ambiente naturale dal quale ebbe origine Venezia. I romani della terraferma, incalzati dalle invasioni barbariche, si rifugiarono nelle isolette quasi inaccessibili della laguna veneta e col tempo vi trasportarono le pietre e le attività commerciali e produttive. Da questi insediamenti nacque lentamente un nuovo stato. La laguna è tornata silenziosa, con le sue barene deserte, i suoi santuari per gli uccelli e le rovine di antiche chiese. L'equilibrio naturale, incautamente turbato nell'ultimo secolo, viene ristabilito con molta fatica, ma risulta ancora alquanto precario. L'isola di Torcello oggi non ha che poche case, un vecchio palazzo e due splendide chiese medievali, Santa Maria Assunta e Santa Fosca. Eppure, qui nacque il primo importante insediamento lagunare della popolazione, la quale poi si spostò nel IX secolo in direzione di Rialto, nucleo primitivo dell'odierna Venezia. In prossimità di Venezia si trova l'isola di Murano, oggi ancora molto popolosa. Il suo sviluppo iniziò tuttavia soltanto nel 200, quando nell'isola furono trasferite le vetrerie, la cui presenza a Venezia, a causa dei frequenti incendi, era eccessivamente pericolosa. Il monumento principale di Murano è la chiesa dei Santissimi Maria e Donato, la cui abside è un'originale sintesi di arte orientale e romanica. L'arte del vetro è così connaturata a Venezia che la gita a Murano non può prescindere da una visita a una delle numerose vetrerie. La produzione di vetri soffiati che si trasformano in vasi, lampadari, bottiglie e oggetti ornamentali ha tuttora una forte e affascinante componente artigianale. Il Museo dell'Arte Vetraria, ospitato a Palazzo Giustinian, offre una meravigliosa selezione di vetri veneziani che ne documentano la storia dalle sue origini medievali fino all'epoca moderna. L'isola di San Francesco del Deserto ospita un convento francescano. Secondo la leggenda, San Francesco vi sarebbe approdato durante una tempesta e vi avrebbe costruito una capanna. Dopo la sua morte, il proprietario dell'isola ordinò che vi fosse edificata una chiesa, attorno alla quale poi i francescani costruirono il loro convento. Nel 1420 i frati dovettero abbandonare l'isola a causa della malaria. Da questo fatto deriva la denominazione del deserto. 30 anni dopo, però, l'isola fu ripopolata dai monaci, che vi risiedono tuttora. Le minuscole casette di Murano sono ridipinte tutti gli anni come protezione contro la corrosiva salsedine. Un tempo la popolazione dell'isola era dedita essenzialmente alla pesca.
Nel Cinquecento, su impulso di una dogaressa, si sviluppò la singolare attività artigianale del merletto, che da allora diede fama e splendore all'isola. Indubbiamente, il fascino di Venezia è legato all'acqua, a quell'immobilità lagunare che fa da specchio ai palazzi e agli alberi, ai riflessi che la luce colora diversamente secondo le ore del giorno. L'equilibrio fra la terra e l'acqua è sottile e delicato, e la città non può salvarsi se non si conserva intatto l'intero sistema lagunare delle acque che la nutrono come una linfa vitale. Per questa ragione, Venezia appare ogni giorno come il miracoloso prodotto di un sogno, così effimero e fragile ormai, che un solo brusco movimento potrebbe farlo svanire per sempre.